primo anno, quindi il primo mandato e il primo anno di insediamento. Eravamo contenti proprio di accogliere tutti i cittadini e scambiare con loro un augurio, quindi abbiamo pensato bene di organizzare questa manifestazione aprendo il comune ai cittadini, perché la casa comunale è dei cittadini e quindi è corretto che vengano qua e visitano quello che l'amministrazione ha realizzato assieme ad altre associazioni che hanno collaborato per questo evento. Abbiamo iniziato già ieri con un pranzo sociale, un pranzo della solidarietà. Abbiamo invitato e tutti gli iscritti nell'ufficio sociale, li abbiamo fatti contattare, selezionare e quindi li abbiamo invitati in un locale della zona. E oggi abbiamo fatto l'inaugurazione dei presepi, continuerà con un concerto bandistico a Sant'Elia, seguirà dopo la classica tombolata, perché già è da anni che incontriamo i cittadini giù al mercato ittico, e si prosegue dopo con un concerto in chiesa a Porticello e per finire per la classica giornata delle Epifania, che incontriamo sia i bambini in chiesa, dove daremo una calza della Befana a tutti i bambini, e in più dopo ci ritroveremo qui al comune perché ci sarà un evento organizzato in collaborazione con la Proloco. Abbiamo puntato in questi 6 mesi a cercare di risolvere, di allietare per quello che possiamo fare le sorti e le condizioni di queste famiglie disagiate, quindi abbiamo messo qualcosa sul sociale e speriamo che il prossimo anno possiamo investirle e dare un aiuto a queste famiglie bisognose. Concludo ringraziando tutte quelle persone che hanno collaborato per la realizzazione di questi eventi e quindi mi sembra giusto ringraziare le responsabili, quindi il dirigente del liceo artistico Renato Guttuso di Bagheria, il nostro dirigente scolastico, la Proloco e l'associazione Le Muse, quindi tutti i consiglieri, gli assessori. È stata una gioia collaborare e realizzare questo evento e quindi auguro a tutti quanti voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un buon anno.